Pixel Printing è una società che è all'avanguardia, diciamo, nel sistema delle imprese di servizi italiano, perché è una società con una forte impronta digitale, no? In un contesto in cui l'Italia subisce un gap, il digital divide, invece abbiamo appunto questa società che, fondata nel 94, ha raggiunto risultati davvero impressionanti e anche una leadership europea in questo senso. Leggo alcuni dati: 80.000 clienti attraverso la proposizione di servizi online e 3.800 lavorazioni al giorno. Ma chi meglio di Matteo Rigamonti, presidente, può spiegarci qual è la filosofia, il DNA che anima Pixart Printing? Quello che abbiamo voluto fare con questa azienda è quello di fornire un prodotto classico, perché non abbiamo inventato assolutamente nulla, però arricchendolo di quelle caratteristiche che possono fare piacere al consumatore, cioè una facilità di fruizione, un prezzo concorrenziale e una puntualità di esecuzione che nel nostro settore non era proprio la cosa alla quale i fornitori abituali stavano più attenti. Ecco, però la proposta attraverso il web, insomma, è stato un atto coraggioso. Quando è scattata l'idea, cioè avete deciso di utilizzare il web come canale anche commerciale? Questo è successo attorno all'anno 2000, quando mi sono stufato personalmente di ricevere ricevute bancarie insolute. Ho deciso che avrebbero pagato tutto in contanti, ma a quel punto ci siamo trovati senza mercato nella nostra zona, che era la provincia di Venezia, in linea di massima. Quindi, gioco forza, siamo stati obbligati a ampliare il nostro mercato. In quel momento internet poteva rappresentare un futuro interessante e abbiamo raggiunto i risultati che volevamo. Abbiamo scelto i nostri clienti in un certo senso. E quali servizi offrite concretamente? Noi forniamo agli operatori del settore delle arti grafiche un servizio di stampa. Molte volte loro acquisiscono dei lavori che non sono in grado di completare autonomamente, perché non ne hanno l'attrezzatura o non ne hanno il tempo, e ci usano come fornitori esterni. Quindi il nostro target è l'operatore professionale delle arti grafiche. Perfetto. Sei stati tra i primi appunto a abbracciare la digital economy, però non i primissimi ad abbracciare i social media, no? Vabbè, siete partiti un anno fa con una pagina su Facebook che ha dato e sta dando, dai dati che ci avete fornito, 20.000 like, risultati notevoli. Come mai questo leggero ritardo rispetto a molte altre aziende? Perché forse facciamo parte della prima generazione di internet e siamo già vecchi, o almeno io personalmente sono già vecchio, e allora ho esitato un po'. Forse anche dovuto al fatto che il canale di Facebook ha una caratteristica che, diversamente dagli altri canali di comunicazione, è a due vie. Nel senso che si può mandare qualcosa e ricevere un feedback immediatamente, è un po' come una telefonata. E questo, in un certo senso, pur essendo uno strumento di comunicazione, rappresenta un'innovazione straordinaria, e di questo, devo dire sinceramente, avevo un po' paura. Ma alla fine i risultati hanno fatto, diciamo, che 2.000 like al mese rappresentano veramente un risultato ottimo. Straordinario. Cioè, all'interno della pagina si trova anche il Prova Gratis, un servizio rivolto a nuovi clienti, quindi insomma lo usate anche a livello promozionale? Assolutamente sì, lo usiamo anche per fare sondaggi, per vedere cosa può interessare ai clienti o cosa non li può interessare. La Prova Gratis è quello che si potrebbe chiamare lo sfondaporte. Quando uno ha la possibilità di provare gratis, dice: beh, non mi costa niente, proviamo questo nuovo servizio. E a noi costa naturalmente stampare gratis, perché non è che a noi lo facciano gratis, però il cliente vede che è un prodotto che funziona e allora, in un certo senso, ha la fiducia di provare qualcosa a pagamento. Insomma, quali insegnamenti, per così dire, avete tratto da questa pur giovane esperienza sui social media, che poi si è allargata agli altri social network a disposizione? Certo, allora quello che abbiamo imparato è che in realtà Facebook non è solamente uno strumento di comunicazione tra singoli che desiderano condividere la propria vita privata, ma può avere anche un risultato positivo nel momento in cui si usa all'interno di un'azienda. Una cosa che, se qualcuno volesse intraprendere, lo stia già facendo, bisogna tenere presente che è una cosa che va monitorata quasi 24 ore su 24, perché il fatto che sia sempre un negozio sempre aperto fa sì che
come un negozio che è aperto anche di notte, ha bisogno della guardia di sicurezza fuori. Certo, dicevamo un approccio al social network adesso più consistente e integrato con i diversi canali. Ecco, qual è la strategia di fondo che anima questo approccio, che poi comprende anche il direct mail e anche gli altri mezzi tradizionali, no? Cioè, quindi social tradizionali come la DV, le relazioni pubbliche e quant'altro. Allora, è difficile teorizzare su un argomento così nuovo, secondo me. Per quanto sia qualche anno che c'è Facebook, è difficile costruire una teoria che sostenga come funziona esattamente. Diciamo che è un altro elemento del classico marketing mix, cioè tutti quegli strumenti di comunicazione che si utilizzano per fare in modo tale di comunicare i propri prodotti, le proprie attività al cliente. Dopodiché, cosa funziona di più, cosa funziona di meno, questa la risposta non si può sapere, probabilmente il marketing mix stesso che fa sì che la comunicazione abbia effetto. Comunque i social network sono entrati a pieno titolo nel media mix e nel marketing mix delle aziende. Direi proprio di sì. Ecco, l'ultima domanda, parliamo invece di dell'aspetto internazionale, perché Pixart Printing è sulla vetrina europea, no? E con quali modalità di approccio, in quali paesi soprattutto, e quali sono le novità che ci saranno nei prossimi mesi in questo senso? Allora, in questo momento storico il mercato estero è fondamentale per un'azienda italiana, perché attualmente l'Italia non sta offrendo una crescita paragonabile a quella che abbiamo nei paesi esteri. Abbiamo cominciato con la Francia, con i paesi francofoni, perché al suo tempo l'azienda era piccola, io conoscevo il francese, ho tradotto il sito in francese e seguivo i clienti francesi. E dopo siamo andati avanti con gli altri, ma devo dire che l'espansione all'estero è fondamentale non solo nei momenti di crisi come ci sono adesso, ma in qualsiasi momento, perché fa parte di quella diversificazione che è obbligatoria per un'azienda che cresce e che non deve essere vincolata a un singolo mercato, e nel momento in cui questo mercato ha un momento di difficoltà l'azienda si trova in difficoltà anch'essa. Ma su quali paesi puntate particolarmente? Perché so che siete presenti sul mercato spagnolo, che insomma, se non è peggio dell'Italia, siamo lì. Penso che ci siano paesi un pochino più promettenti. Ma allora, noi devo dire che attualmente il mercato spagnolo è quello che cresce più di tutti, perché sull'anno scorso sta facendo un 200%. Chiaramente i fatturati, in virtù di cosa? In virtù del fatto che il nostro fatturato rappresenta ancora, siamo appena sotto il 5% del fatturato, quindi è facile aumentarlo. Piccoli numeri. Però, come si dice, va detta che anche la Francia sta crescendo bene, stiamo investendo molto in Germania, abbiamo raggiunto la soglia dei 100 ordini al giorno, che rappresentano un ottimo risultato per un paese che è così diffidente nei confronti degli italiani. E abbiamo già il sito in polacco e in rumeno, che verrà messo in linea tra breve, ma sono assolutamente già pronti, e che cerchiamo di commisurare la nostra comunicazione a quelle che sono le nostre forze. Quindi è un approccio europeo che andrà anche oltre l'Europa, oppure rimarrà confinato in ambito comunitario? Allora, riceviamo ordini al di fuori dell'Europa, però negli Stati Uniti c'è un problema con il dollaro, che resta comunque una moneta troppo debole. Altri paesi, ci sono delle ragioni logistiche che rendono complessa la consegna. Negli Stati Uniti non sarebbe un problema. Pensate che avevamo dei clienti, abbastanza clienti, fino a quando il dollaro non ha superato la parità, a quel punto li abbiamo persi. Un'ultima nota sulla struttura, quante persone, in quali divisioni, com'è fatta Pixart Print? Allora, Pixart attualmente occupa 225 persone circa, pensate che eravamo 160 alla fine dell'anno, quindi abbiamo assunto più di 50 persone. Un segnale positivo. È un segnale positivo, specialmente in questi tempi. Siamo su attualmente 18.000 metri quadri e programmiamo di espanderci a 24.000 entro i prossimi Dove? Mesi. Sempre a Quarto d'Altino, in provincia di Venezia. L'organizzazione è fondamentalmente divisa in due grandi reparti: il reparto grande formato, dove si stampano i manifesti, le affissioni, le coperture degli edifici, i display, e quello piccolo formato, dove si stampano le riviste, i cataloghi, i biglietti da visita e tutto il resto. Bene, con questo viaggio in Pixart Printing abbiamo concluso. Per ADV Express TV, Salvatore Sagone.